Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buonasera, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo 5.0 Channel. Questa di oggi è la prima puntata e direi anche la più importante, perché è quella che lancia un'impresa di cui, se avete seguito ultimamente Salvo 5.0, sapete magari qualcosa. Quindi sono, devo dire, anche emozionato, perché siamo collegati con Ragusa. Fra poco vi presenterò i nostri due ospiti, che sono due grandi amici prima di tutto, e che sono coinvolti proprio anche per un atto simbolico che molto presto vi presenteremo. Permettetemi però in pochi secondi di presentare e ringraziare il nostro partner Sitmar per le comunicazioni satellitari, che è colui che ci consente e ci permette di avere una connessione a banda larga senza avere la fibra ottica, sfruttando appunto il satellite. www.sitmar.it per avere maggiori informazioni su questa società che offre collegamenti a banda larga via satellite. Ricordate che per chi chiama o scrive dicendo mi manda Salvo è previsto uno sconto di 100 euro più IVA sull'acquisto del sistema della parabola, del kit satellitare. Bene, allora, abbiamo ringraziato lo sponsor, a questo punto andiamo subito nel vivo. Forse avete già notato la sigla di apertura di questo programma, è una sigla che ha preparato, come tutte le altre, il nostro grandissimo amico Marco, dove appunto si vede Marino sulla sua stupenda moto, magari adesso ci darà qualche dettaglio. Allora, di cosa tratta questa impresa? Tratta di fare in motocicletta, su strada, da Ragusa a Capo Nord, quindi sono un bel po' di chilometri, credo mi pare oltre 11.000 chilometri, ma adesso Marino ci darà tutti i dettagli. Ecco qui, allora, collegati in diretta da Ragusa, do il benvenuto a Federico Piccitto, sindaco di Ragusa, e Marino Paltani, appunto il centauro che si appresterà a fare questa avventura. Benvenuti a entrambi. Ciao, ciao, buongiorno. Allora, Federico, immagino che tu abbia incontrato Marino adesso, proprio pochi minuti fa, per la prima volta. Non so se hai avuto tempo, modo di approfondire quest'idea un po' pazza, diciamo, che è venuta in mente a Marino. E cosa hai pensato quando qualche settimana fa Salvatore ti ha proposto di sponsorizzare, diciamo, con la tua firma su una bandiera questa cosa? Hai detto, ma guarda, veramente il mondo è pieno di matti. Qual è stata la prima cosa che ti è venuta in mente? No, ho pensato che comunque noi siamo, gli italiani sono un popolo di esploratori da sempre, quindi voglio dire, buon Cristoforo Colombo fa scuola da questo punto di vista, ma che noi anche come movimento siamo degli esploratori assoluti di nuovi orizzonti, anche dal punto di vista di programma politico, del nostro modo di approcciarci alla politica. Quindi siamo degli assoluti esploratori di un mondo che in realtà non conosciamo e che stiamo imparando a conoscere adesso, visto che nessuno di noi l'ha mai fatto, lo fa per mestiere, quindi è chiaro che è un servizio. E quindi l'iniziativa di Marino è assolutamente in linea con quello che è lo spirito del movimento, di esplorare e al tempo stesso di legare con questo suo percorso dalla punta estrema dell'Italia, risalendo l'altro, insomma, di legare un po' tutta quanta la comunità del popolo 5 Stelle, e quindi mi sembra ulteriormente importante anche per questo. Quindi una bellissima iniziativa da tutti i punti di vista. Bene, bene, mi fa piacere vedere appunto che tu l'hai presa esattamente nello stesso modo in cui l'ho presa io. Ecco, Marino è un centauro che ha una bella esperienza, perché lui già ha girato varie parti d'Europa, però ha avuto quest'idea, me la comunicò ormai un po' di mesi fa, dicendo, senti Salvo, all'inizio dell'estate mi piacerebbe fare questa cosa. Io ho subito accolto la cosa con molto entusiasmo e immediatamente gli ho proposto di diventare il canale ufficiale per parlare, per documentare, diciamo, questa impresa. E ovviamente l'Europa, essendo un continente molto lungo nel senso verticale del termine, diciamo, vabbè, è anche molto largo, però insomma l'idea ovviamente è stata quella di percorrere tutta l'Europa proprio dall'estremo sud all'estremo nord. E allora ovviamente la cosa più naturale che è venuta in mente a Marino è stata proprio quella di partire da Ragusa, visto che oltre a essere uno dei punti più a sud della Sicilia e quindi dell'Europa, anche un comune a 5 stelle, quindi diciamo che la scelta è stata abbastanza naturale. Io poi ero particolarmente contento perché, come tu sai, io sono di Vittoria, dove fra l'altro Marino, quando finiremo questo collegamento, si sposterà, andrà a fare una tappa anche a Vittoria, anche se lì purtroppo il sindaco non è 5 stelle,
Comunque, insomma, ovviamente sono stato molto contento di questa idea. E quindi poi lunedì partirà e attraverserà prima tutto lo Stivale e poi tutti i vari altri paesi per arrivare fino a Capo Nord. Allora, Marino, a te la parola per illustrarci brevemente appunto quello che stai provando, perché tu in effetti hai già cominciato ieri l'altro partendo in nave da Genova con la tua moto, hai fatto Genova-Palermo in mare con la nave, poi Palermo-Ragusa con la moto. E che, qual è lo spirito, che cosa stai vivendo in queste ore, quanto sei spaventato, eccitato, contento, dici quali sono i tuoi sentimenti e poi dacci anche qualche notizia in più su questa impresa, perché non tutti la conoscono. Sono già stato criticato dal sole siciliano, quindi sulla nave ieri mi sono ustionato. Dopodiché niente, il viaggio è andato bene, è stata una cosa bellissima perché ho incontrato due motociclisti italiani residenti in Austria con i quali abbiamo legato e abbiamo passato una... Mi senti, Salvo? Sì, sì, ti sento, ti sento. Non ero più in video, quindi pensavo fosse crollato tutto. E con questi ragazzi abbiamo passato una serata stupenda a Palermo, che guidati da un amico ci ha fatto vedere la Palermo, quella... Così, quindi ho trovato una Sicilia stupenda. Sì, ma anche per il mangiare, ho passato veramente una bella serata. Dopodiché mi sono fatto oggi il viaggio a venire qua e sono rimasto incantato. Tre ore e mezzo, 4 ore. Con il viaggio. Palermo Ragusa. Sì, testimoni che è passato. Tre orette, penso, portato intorno alle 11, alle 2 ero qua. Sì, me lo sono preso con calma. Bellissimo, quindi ci tornerò anche da turista per forza. Io ero già stato molti anni fa a Cefalù, però ho visto solo Cefalù la strada arrivare nel villaggio e sono uscito per causa di porto maggiore. Però era molto bella, l'ho fatto tutto in macchina anche allora. E niente, sono molto contento. Ho creato un po' di disagio, ma penso che sia compensato da quello che è l'obiettivo. Lo sento molto, sento un peso adesso si fa sentire per arrivare lassù con tutte le persone che ci seguono, le certezze che voglio portare con questo gesto simbolico, perché poi è un gesto simbolico un po' come tante cose. Ecco, Marino, ci vuoi ricordare quali sono le tappe italiane che farai prima della sosta tecnica per il cambio gomme a Varese e poi affrontare il resto dell'Europa? Quindi Ragusa, vabbè, poi Vittoria più tardi e poi che cos'altro? Poi c'è Roma di sicuro martedì è dedicato tutto il giorno a Roma, quindi se riesco a confermare i contatti con Pomezia, avevano detto di sì, però dopo si sono persi i contatti. Quindi martedì pomeriggio penso dalle 14 sarò fuori Montecitorio, dove con il nostro Cosimo Petraroli avremo degli incontri con i nostri parlamentari, chi riuscirà a venire fermeranno la bandiera. Dopodiché il giorno dopo dovrebbe esserci in teoria Civitavecchia, anche lì da confermare, e Livorno da riconfermare. Di sicuro resta il mercoledì Parma con Pizzarotti alle ore 16 in comune. Ok. Dopodiché faccio la sosta tecnica e poi parto per Rimpiangendo il sole della Sicilia. Per il freddo. Per sulla calda, sì. Molto bene, molto bene. Quindi adesso tu domani diciamo che sarà una giornata di ricarica, diciamo di carica, perché domani non ci saranno tappe particolari, quindi la partenza vera e propria sarà lunedì mattina, giusto? Sì, lunedì mattina parto da qui e mi incammino e farò una fino a Roma addirittura. Bene, allora senti, facciamo una cosa, io direi facciamo un attimo una chiacchierata con Federico, ma tu tieniti pronto con le bandiere da far firmare a Federico, io lascerei questo gesto simbolico proprio per la... Allora apriamo il pensierino, poi... Ok, allora prima apriamo il pensierino, invece le bandiere... La bandiera, chiudiamo con la firma, dai. Esatto, chiudiamo con la firma.
diciamo, l'apertura in diretta, del pacco degli amici di Varese, che sì, ringrazio. È nulla di che. Saluto e ringrazio. È proprio un pensiero, no? Un bel kit c'è un kit. Completo. Ah, bellissimo, la maglietta e la spilla di Varese. Oh, bella! Madonna, ma è una extra large, non va bene per Federico. Yeah. Vediamo. Probabilmente con qualche granita si stringe. Con qualche granita e qualche ci facciamo anche una foto. Con qualche granita e brioche siciliana, perfetto, riusciamo a riempirla facilmente. E poi questo è un liquore tipico fatto a Sacromonte. È una ricetta particolare che si chiama Bordocane. Perfetto, solo per il freddo, delle salate d'inverno. Pensiero, poi in moto non potevo. Abbiamo unito un po' di dinghi. A posto, ecco qua. Bellissimo. Bordocane. Che cosa voglia dire, non lo so. No, è un liquore di cuore. Proprio è unico, non. Grazie Maria. Bene, e allora ecco, abbiamo testimoniato di fronte al nostro pubblico. Vediamo perché sarebbero arrivati a. Sono biscotti. E poi ha portato su anche. E poi, ovviamente, la strisciettina quella di Marco. Che riuscite a vedere. Bene, Marco, bene. No? Sì. Che è la stessa che c'è. La cosa Capo Nord, bellissimo, dal Duomo di San Giorgio, esatto, alla stazione. Ecco, sarebbe bello, ma questo qua è il Duomo di Ibla, Federico? Questo è il Duomo di San Giorgio, sì. Quindi quello che c'è a Ibla, a Ragusa Ibla? Sì. Ok. Sì, va bene, certo, non so se... C'è uno a Modica. Non so se Marino, prima di partire per Vittoria... riesci a fare un salto a Ibla per fare magari una foto con la moto veramente davanti al Duomo, come quello che c'è simboleggiato qui nella locandina che stiamo trasmettendo? No. Tra l'altro, se sulla pagina del 5 Stelle Movimento ho messo un filmato che è Salvatore, lui, vieni qua. Infatti, Salvatore Amato. Eccolo Salvatore, ciao Salvatore. Marino. Mi ha seguito passo dopo passo, mi ha organizzato tutto. Quando mi devo vedere i colli a Marina, sono e mi ha fatto vedere un filmato bellissimo di San Giorgio fatto con i droni, quindi bellissimo. È bellissimo quel filmato, l'ho messo sia sul mio profilo e su quello anche della pagina del viaggio. Quindi, una di promozione turistica e marketing del pagamento è dopo, ecco. È dietro là. Non si deve vedere. Benissimo. Allora, a questo punto, visto che i doni del meetup di Varese sono stati consegnati, facciamo due chiacchiere un attimo con Federico Piccitto, perché insomma credo che più o meno in questi giorni ricorra il primo anniversario della giunta. Esattamente quando è il compleanno, Federico? Il compleanno è il 26 giugno. 26 giugno. In realtà poi ci siamo iniziati qualche giorno dopo, ma le elezioni ci siamo iniziati il 26 giugno. Ok, quindi praticamente un anno esatto. L'elezione, ovviamente. E poi è sempre così, dal tempo in cui c'è, diciamo, l'elezione. Ecco, c'è qualche problema con il collegamento da Ragusa, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Ragusa si è bloccata. Spero che il tecnico lì a Ragusa, che credo sia Salvatore, si accorga di questo problema, ammesso che ci sia qualcosa da fare per lui. Perché io vedo che mi muovo, anche nell'hangout di controllo nell'altro computer sembra che funzioni tutto bene. Quindi è proprio un problema del collegamento con Ragusa. Allora, vediamo di capire, facciamo una telefonata.
non ci lascia mai tranquilli internet, come vedete. Come vedete, internet non ci lascia mai tranquilli. Adesso facciamo una telefonatina. Pronto? Salvo. Sì. È caduta la linea, già ci stiamo ricollegando allo stesso link. Ah, vi state... va bene, se no potevamo usare l'audio del telefono e l'immagine fissa dell'hangout. Ah, ecco, vedo che state rientrando. Vediamo un po' se funziona. Ok, perfetto, chiudo il telefono. Bene, allora, Ragusa, mi sentite? Adesso devono riattivarsi il telefono, il microfono. Ancora qualche secondo di pazienza, cari amici. Lo sapete che in Italia abbiamo sempre questo maledetto problema della rete internet. Credo che loro mi sentano, ma fin quando non riattivano il microfono io non sento loro. Ecco, fanno cenno di sì col capo, ma va attivato il microfono, Salvatore. Ecco, vedo Salvatore di soppiatto che si avvicina al computer. Adesso clicca sul microfono, appena il mouse glielo concede. Eccolo. Bene, ci siamo. Bentornati, okay. Bentornati. Allora, quindi, prima che cadesse il collegamento, mi stavi dicendo che vi siete insediati il 26 giugno, quindi esattamente, insomma, mancano 5 giorni per il completamento dell'anno esatto. E allora, Federico, prima ti faccio una domanda molto generica. Qual è il bilancio che tu fai proprio da parte tua come sindaco di Ragusa dopo questi 360 giorni di giunta comunale? Il bilancio è sicuramente positivo, perché abbiamo preso un comune che era fuori dal patto di stabilità, e quando siamo arrivati avevamo un comune che era commissariato già da 10 mesi, e moltissime attività erano bloccate, lavori fermi, attività di manutenzione che non erano programmate, mancava il bilancio, tra l'altro, e che poi abbiamo fatto noi il 8 novembre. Lo scorso anno è stato un anno davvero devastante per tutti gli enti locali, perché approvare un bilancio preventivo a fine novembre, se per i primi di dicembre, significa avere già fatto tutte le spese senza averle preventivate, soprattutto avere un bilancio ingessato. Quindi noi abbiamo potuto iniziare poi davvero a lavorare con dei bilanci di spese, eccetera, a partire dall'anno nuovo, quindi da gennaio. I primi mesi sono stati sicuramente più duri, perché ci siamo ritrovati davanti con le emergenze dell'estate. Noi abbiamo tratto un territorio molto ampio, perché Ragusa ha un territorio vastissimo che arriva fino al mare, nella Marina di Ragusa, ma anche dentroterra, collinare, con frazioni di San Giacomo, con molte zone che riguardano contrade in campagna. Quindi abbiamo un territorio davvero vasto, e poi in estate, appunto, la Marina di Ragusa diventa una località assaltata da turisti, da villeggianti e dagli stessi cittadini che hanno lì l'abitazione, la seconda abitazione. Quindi abbiamo dovuto immediatamente impegnarci su quello. Però devo dire, ovviamente il bilancio è buono, perché siamo riusciti a far ritornare il bilancio comune all'interno del patto di stabilità, e quindi da quest'anno abbiamo la possibilità di fare partire i concorsi per i dirigenti che mancavano, perché abbiamo trovato anche la macchina amministrativa che da anni non veniva rinnovata, molti funzionari erano andati in pensione, quindi abbiamo fatto ripartire dei concorsi, fatto partire concorsi per assunzione di vigili urbani che mancavano. Quindi insomma, un comune è davvero una struttura molto molto complicata, però devo dire che abbiamo messo mano alle cose più importanti, anche in poco tempo abbiamo approvato già un po' di regolamenti in consiglio comunale che da anni non venivano minimamente toccati. Il regolamento idrico, per esempio, che era sancisce la possibilità di collegarsi alla di poter fare le colture in automatico, per esempio, per le utenze. Poi abbiamo fatto un provvedimento importante per il registro degli unioni civili, tra i primi comuni in Sicilia che abbiamo fatto, così come la tenuta del registro del testamento biologico, anche questo tra i primi comuni in Sicilia a farlo. Insomma, abbiamo dovuto fare anche delle manovre correttive, perché l'anno scorso ha visto l'introduzione dell'IMU, come sapete, della TARES, di questa nuova tassa che riguarda i rifiuti solidi. Anche lì abbiamo problemi, chiaramente, che riguardano una città che è indietro anche su quelle che sono le linee ottimali di raccolta differenziata. Quindi
ci sono varie problematiche che stiamo affrontando, alcune a breve termine, altre più a lungo termine, che richiedono diversi qualche anno sicuramente per essere risolte, alcune strutturali, proprio gli spargetti, ad esempio abbiamo una città che consuma 9 milioni di euro di luce, spendiamo 9 milioni di euro solo per i consumi elettrici, e così come abbiamo altri tipi di problemi che riguardano come dire, il controllo del territorio, che è appunto molto vasto, il controllo ambientale del territorio, la necessità di ridefinire il piano regolatore, i cui vincoli sono scaduti, insomma il lavoro da fare è tantissimo, però siamo, devo dire che ad oggi diciamo, i risultati sono arrivati, ci sono tante altre cose che vogliamo fare, è chiaro che col tempo arriveremo a fare anche quello, però il bilancio sicuramente è positivo, abbiamo fatto davvero un grandissimo lavoro, molto al di là per alcuni di quello che qualcuno si aspettava da parte di gente inesperta che arrivava per la prima volta ad amministrare, qualcuno ci aveva dato qualche mese di vita, vabbè, e non credo che qualcuno aveva fatto scommesse per i primi 6 mesi, poi qualcun altro per il 4, credo che scommesse per più avanti di un anno non ce ne sono, quindi le hanno perse tutte sul malinvista. Ok, allora da quello che ho sentito possiamo dire che questo primo anno avete fatto diciamo tutte le azioni più urgenti che potremmo anche definire diciamo propedeutiche per poter lanciare poi la seconda fase, diciamo così. Ecco, possiamo dire che questa prima fase diciamo di all'inizio proprio mettere una toppa sulle cose più importanti, come hai detto addirittura era un comune commissariato e questo è stato risolto, insomma sono state fatte tutta una serie di cose che richiedevano un intervento urgente e che magari forse faceva distrarre dal vero programma diciamo che avevate in mente prima di essere eletti. A questo punto possiamo dire che questa prima fase introduttivo propedeutica sia definitivamente conclusa e quindi da ora in poi si può mettere mano al vero programma, come per esempio ottimizzare il discorso dell'energia elettrica che dicevi prima, 9 milioni, e mi ricordo che questa cosa la dicesti anche nella prima conferenza stampa esattamente un anno fa, che era un grosso problema. E il discorso dell'ottimizzazione della rete idrica, eccetera. Cioè adesso quando prevedi di poter mettere mano a queste cose diciamo che sono un po' più sostanziali, più importanti, anche se non urgenti come tutte le cose che avete dovuto affrontare non appena arrivati. E poi, seconda e ultima domanda, almeno per questa prima parte, quando quindi riuscirete a mettere mano alle parti che a me come cittadino interessano di più, che sono le cose poi che piacciono di più fra le persone vicine, diciamo in qualche modo, al Movimento 5 Stelle. Io ormai mi sento un osservatore esterno, ma sono un osservatore esterno elettore del Movimento 5 Stelle, quindi comunque questi per me sono punti importanti, e cioè la democrazia partecipata e il discorso della moneta complementare, che è una cosa che è abbastanza alla portata di un sindaco per cercare di alleviare, se non risolvere del tutto, il problema legato al fatto che siamo massacrati dalle banche criminali, a cominciare dalla BCE e a scendere a tutte le altre. Quindi, insomma, puoi dire di essere già entrati nella seconda fase, quella più operativa e spero anche più bella, più divertente, se mi consenti questo termine, oppure c'è ancora un termine di 1, 2, 3 mesi, 6 mesi di lavoro duro, di spalare nelle cose spiacevoli per poter poi partire finalmente con il vero programma 5 Stelle? No, ma noi abbiamo davanti sicuramente qualche altro mese di assestamento, perché abbiamo i nuovi dirigenti che, come dicevo, quello dei tributi, quello dei servizi sociali, che mancano appunto da quando abbiamo cominciato, due dirigenti che riguardano uno la pianificazione urbanistica e l'altro i contratti e il personale, li ho presi praticamente da 2 o 3 mesi praticamente, perché nel momento in cui il comune ha potuto rientrare all'interno del patto di stabilità e quindi si potevano prendere questi contatti. Quindi una volta arrivati questi dirigenti e soprattutto approvato il bilancio avremo più possibilità sicuramente di poter programmare le attività che dicevamo, anche gli impegni di spesa per quanto riguarda l'efficientamento energetico e quindi sull'intervento sull'illuminazione, questo sarà oggetto dei prossimi mesi perché dovremmo fare anche lì una gara. Il problema della pubblica amministrazione sono i tempi. Pensate che noi abbiamo mandato in appalto dei lavori che riguardavano delle rotatorie, oppure abbiamo fatto una stazione per i pullman che mancava a Ragusa, la stiamo costruendo in questo momento con degli impegni di spesa, con delle procedure che sono partite a dicembre dell'anno scorso.
Quindi un'amministrazione, da quando viene concepita una idea, a quando viene poi di fatto realizzata, passano come minimo 3-4 mesi, sempre sperando che non ci siano ricorsi o intoppi vari. Quindi ad oggi ancora l'apparato amministrativo è un apparato complicato, che rende difficile anche fare, apparentemente sembrano semplici. Però è chiaro che adesso noi siamo chiamati, siamo entrati in una fase diversa, perché è chiaro che noi abbiamo fatto un po' più di esperienza amministrativa, arriveranno queste altre persone, avremo la possibilità di avere il bilancio approvato prima, e avere il bilancio approvato prima significa poter fare gli impegni di spesa prima, poter programmare prima gli interventi, poter fare le scelte importanti, non lavorare sempre in emergenza o inseguendo le emergenze. E poi sicuramente ci sono tantissimi argomenti che riguardano la città, c'è un capitolo enorme che riguarda appunto i rifiuti, l'ambiente, che è oggi strategico, così come è strategico l'energia, e così come sono strategici gli strumenti di partecipazione, quindi le assemblee cittadine, la possibilità appunto del bilancio partecipato, che è anche un'altra cosa che vogliamo realizzare, così come si diceva poc'anzi, la democrazia partecipata, la democrazia diretta, con la possibilità di partecipare, per esempio, di fare il referendum online, che noi oggi abbiamo un referendum, ma la possibilità di farlo, però non abbiamo la possibilità di farlo online. Quindi quando il comune deve fare una consultazione deve spendere dei soldi, perché deve fare i seggi elettorali, deve prendere gli scrutatori e così via. Quindi tutte queste cose fanno parte dell'attività che sicuramente partirà nei prossimi mesi. Quindi quello che io penso è che sicuramente dopo l'estate avremo la possibilità di cambiare marcia, assolutamente, e di uscire da questa situazione in qualche modo commissariale, che abbiamo proseguito risolvendo solo emergenze e sicuramente mettendo a posto i conti da una parte, la struttura dall'altra. Una volta fatto queste cose abbiamo molto più margine per poter fare le cose che ci interessano, e accanto alle quali ce ne sono, ripeto, altre che sono importanti, che poi vedono il comune protagonista di un periodo molto particolare, perché specie qui in Sicilia c'è una incertezza notevole dovuta a una regione che è assolutamente bloccata per tanti motivi. Su riforme importanti, ha fatto riforme delle province, però non ha dato seguito a questo. Come dicevo poc'anzi, la materia ambientale, c'è una legge del 2010 che ancora è stata applicata e che trova difficoltà. Quindi viviamo in un contesto davvero complicato, però io penso che nel momento in cui rafforziamo la struttura e abbiamo le persone giuste per poterci muovere, cominceremo a fare anche davvero i punti del programma che ci interessano. C'è tutta la parte della pianificazione urbanistica, che anche quello, insomma, il comune, considerate che ha degli argomenti che non vengono toccati da 2-3 anni, cioè per 2-3 anni il comune Ragusa è stato fermo, e un comune che è fermo per 2-3 anni, fare ripartire tutto richiede chiaramente del tempo. Ok, quindi scusami se ti faccio delle domande che possono sembrare quasi un incalzare, però è perché sono argomenti che secondo me... Sulla moneta, che è un aspetto importante, quello sì. È sicuramente un esperimento che dovremo fare, e non appena concludiamo questo mese l'iter del dirigente economista, una delle prime cose che cercheremo di fare con lui è quello di poter implementare questo, di sperimentare localmente questo sistema. Ecco, cominciare a fare dalla per cose innovative, questo sicuramente sì. Una volta avuto il dirigente capo, il ragioniere capo, io direi questo è fattibile. Bene, so che molte su comuni più piccoli, Ragusa è 70.000 abitanti, però credo che anche su piccole parti si possano fare degli esperimenti per misurare poi effettivamente il ritorno di questo. Bene, sono molto contento di sentirti dire questo, perché io, ripeto, lo dico da osservatore, da cittadino, credo che questo sia uno dei punti più importanti, perché sono fermamente convinto che una moneta complementare, sebbene non possa risolvere tutti i problemi legati all'economia o alla finanza, però può dare veramente una grossa mano d'aiuto, perché il comune che si dotasse di una moneta complementare può veramente, per esempio, mettendola in circolazione, dare un grosso aiuto anche in termini di reddito di cittadinanza comunale, per esempio, per le persone più disagiate dal punto di vista economico. Può permettere di creare un circolo virtuoso fra operatori che danno beni e servizi locali, e quindi creare tutta un'economia a chilometri zero. E sappiamo quanto Ragusa sia ricca di prodotti locali, come il formaggio, il caciocavallo di Ragusa, e la mozzarella e tante altre cose. Quindi è ovvio che dotarsi di uno strumento così potente potrebbe veramente permettere a una città come Ragusa, e di conseguenza anche tutto il territorio circostante, potrebbe permettere veramente di fare dei passi da gigante, fra l'altro a costo zero, mentre oggi tu come comune, per avere del contante, sei costretto a indebitarti con le banche,
oppure va bene, ci sono anche i finanziamenti europei, eccetera, eccetera, però insomma con una moneta locale, sovrana e complementare, il comune può veramente attivare in modo strategico e del tutto indipendente tutta una serie di attività e creare proprio quel circolo virtuoso che dicevo prima, cioè si crea veramente tutta una filiera dal consumatore al produttore di beni e servizi e diventa una cosa esplosiva. E in Italia ci sono molti esperti che hanno dei progetti pronti, chiavi in mano, a titolo assolutamente gratuito da proporre alle giunte, e quindi tu come sindaco sei un rappresentante insomma di questo, e quindi veramente non vedo l'ora che si riesca a fare. Poi non dimentichiamo che ci sono dei posti come la Sardegna dove stanno già sperimentando il Sardex. Io non ho ancora approfondito, ma so che è un'esperienza che pare che stia insomma funzionando, e poi ci sono anche altre esperienze in giro per l'Italia. Addirittura c'è un comune nel centro Italia di cui adesso non ricordo il nome, dove hanno fatto proprio una specie di principato, una cosa un po' particolare, non so se è applicabile naturalmente a un comune come Ragusa, però insomma avere una moneta sovrana è sicuramente una delle cose più importanti per un'amministrazione. Quindi ti prego, Federico, non appena avrai le mani libere, avrai il dirigente che finora non hai avuto, di metterti questa cosa veramente come priorità, perché potrebbe diventare veramente un volano anche per le zone circostanti, non solo Ragusa. Salvo, tra l'altro c'è da dire che su questa tematica sta lavorando anche il gruppo parlamentare dell'ARS. Quindi il nostro gruppo parlamentare a Palermo sta lavorando su un disegno di legge che aiuti i comuni a poter fare anche questo tipo di sperimentazione. Quindi quello ci darebbe sicuramente anche più forza. Poi è chiaro che anche una moneta è comunque un titolo che viene riconosciuto da una comunità, quindi bisogna fare sicuramente un lavoro propedeutico nei confronti soprattutto dei cittadini, perché se c'è una sensibilità da parte di attivisti, di studiosi che hanno lavorato su questo, molti guardano la moneta in maniera scettica, con un certo scetticismo. Quindi bisogna fare una campagna di informazione, degli incontri mirati per spiegare a che cosa si vuole arrivare, che cos'è, spiegarlo bene, perché è inevitabile e fondamentale il coinvolgimento delle associazioni di categoria su questo, per esempio, perché loro sono sicuramente poi quelle che ulteriormente vanno a veicolare l'informazione con i loro iscritti, in modo tale da fare un progetto comune. È un po' come altri aspetti di loro, che sono il rinnovamento energetico, il PAES, sono tutti argomenti sui quali bisogna necessariamente lavorare insieme, in stretto contatto con l'associazione di categoria. Certo, certo, no, questo è ovvio, il coinvolgimento della cittadinanza, del popolo è fondamentale, perché come ci insegnava il professor Auriti, la moneta assume un valore nel momento in cui viene riconosciuta dal pubblico che la deve utilizzare. Quindi è ovvio che se non c'è una corretta informazione rimane un pezzo di carta colorata, che poi sia stampata dalla BCE o dal sindaco Piccitto, rimane un pezzo di carta colorata fino a quando non c'è qualcuno disposto ad accettarla, questo è ovvio. Quindi condivido pienamente quello che dici, infatti per questo sono un ho fretta di affrontare questi argomenti, perché siccome c'è tutto un lavoro, appunto come giustamente hai detto tu, preliminare da fare in termini di informazione, prima si parte e prima si arriva. Se non si parte appunto con tutto lo studio e poi quindi poi la divulgazione eccetera, perché è chiaro, bisogna creare una filiera, un certo numero di aziende che siano disposte ad accettare questa moneta e quindi poi far capire il valore, le potenzialità, il vantaggio per i cittadini, in modo tale che poi si crei un numero di persone coinvolte come pagatori e accettatori di questi pezzettini di carta colorata, in modo che questo numero di persone possa diventare sempre più grande fino a coinvolgere teoricamente l'intera collettività. Questo è un sogno, ma è un sogno realizzabile, quindi veramente io adesso sto facendo due scatole così a te, ma ho fatto lo stesso discorso a Federico Pizzarotti domenica scorsa, che ho avuto il piacere di incontrare a una festa a Milano, ho fatto lo stesso discorso a Filippo Nogarin, l'ho fatto ma molto tempo fa, quindi devo fare una ripetizione anche agli altri, i primi quattro sindaci, no? I quattro sindaci delle prime, Sarego, Mira, Comacchio, eccetera, eccetera. Insomma, ce n'è di lavoro da fare, però veramente vi prego, perché il comune è proprio la struttura che permette di fare una cosa del genere nel più breve tempo possibile. A livello regionale è più complicato e a livello nazionale ancora più complicato. Quindi il comune è proprio la cellula migliore per mettere in pratica questa cosa. Quindi veramente, Federico, conto su di te per realizzare questo sogno. Io conto anche sul fatto che
lo Stato non introduca tasse nuove, che non cambi il prossimo anno la IUC con la MUC o con qualche altra cosa, in modo tale che ci lascia un po' in pace di poter lavorare e soprattutto di dare le informazioni, perché anche questo quadro continuo di cambiamenti, di trasferimenti che mancano, non aiuta, perché ingolfa inevitabilmente gli uffici. Mi disse tempo fa un segretario comunale, la più grande riforma che lo Stato potrebbe fare è quello di non fare nessuna riforma amministrativa, perché ogni volta, ogni 2 anni cambia continuamente codici, anziché semplificare, in questi anni ha solo complicato ulteriormente le cose, quindi questo certamente non aiuta gli enti locali. Però veramente accetto l'invito assolutamente, anche speranza mia poter fare sperimentare cose nuove, siamo qua anche per questo, però è chiaro che se addosso ci piombano anche problematiche, dobbiamo necessariamente fare il necessario. Va bene. Comunque, ci riaggiorneremo. Benissimo, benissimo, benissimo. Era proprio quello che speravo sentirti dire, perfetto, mi va bene così, adesso la chiudiamo qui, anzi direi che forse potrebbe essere arrivato il momento di mettere queste due bellissime firme. Perché due? Due perché Marino vuole fare le cose per bene ed essere sicuro. Io dice mi porto due bandiere per essere sicuro che almeno al ritorno ce ne abbia almeno una. E quindi fa proprio una classica ridondanza proprio a livello di aeroplano, di telecomunicazioni. Due bandiere all'inizio, in modo tale che al ritorno ce n'abbia una piena almeno di firme. Eccola qua. Guarda che bella. Aspetta, preso, guarda, sono organizzatissimo. Anche la carta lì sotto, così non si sporcano i tavoli. Ti accusa la data di partenza. Mettila dove vuoi. Oh, ragazzi, vi dico la verità, sono un po' emozionato. Sono un po' emozionato perché stiamo assistendo a un atto importante, perché questa è la prima di tantissime tappe, ma la prima tappa, magari forse anche l'ultima, poi lo sarà, ma la prima sicuramente è pregna di significato, secondo me. Quindi vedere il sindaco Federico Piccitto che sta mettendo la firma su questa bandiera, e se ho capito bene anche c'è un registro, Marino, giusto? No, solo la bandiera. Ah, non hai anche un foglio dove scrivi proprio la firma, la data, tutto quanto? Non ci ho pensato. E perché non lo fai adesso? Un bel foglio dove scrivi in ordine cronologico le firme? Va bene. Io la mia la metterò per l'ultimo. Io sto in religioso silenzio perché questo è veramente una roba. Quasi mistica, ecco, anche perché è la prima, poi le altre magari saranno un po' così, una cosa conseguente, ma la prima firma su una bandiera completamente vergine, bianca. Dopo facciamo quella. Va bene, me la faccio vedere. Wow, è bella grande. Ragusa, 21 giugno 2014, Federico Piccitto, sindaco, fantastico, stupendo. Grazie okay. Mille. Grazie mille anche per questa inquadratura. Hai una bella firma, Federico, complimenti. Grazie, dobbiamo fare le foto di rito. Dai, fate le foto e poi, Marino, ci puoi ricordare quanti chilometri sarà in totale la tua impresa da Ragusa a Caponord? Aspetta. Se facciamo la foto... Questa è Caponord, questa è mi spiego. Okay. Ma fai mettere la firma anche sulla seconda bandiera? Sì, la facciamo fuori, non si vuole adesso, ma come vuoi. Marino, ho due domande, Marino. La prima, sì. Te l'ho fatta prima, quanti chilometri è in totale il percorso? Totale fai conto, allora 5.500 a salire, fai 11.000 chilometri, via. 11.000. Ora, la tua moto ha un... Speriamo di no. Ecco, voglio ribadire una cosa, che quelli che faranno l'impresa sono... Quanto bandiera al giorno fa? Non lo so, poi su là è sempre... Quindi conoscerò finalmente solo 24 ore. Perché appunto non avremo... No, ma non ho problemi. Devo dormire, dormo ieri sera, credo di non aver contato fino a 3. Marino, ascolta, la tua moto nella sala poltrone non mi sembrava sento. Un girone dantesco. Sì, una cosa impressionante. Comunque,
chi sdraiato, chi... No, è comunque stato divertente. Marino, ho un'ultima domanda. La tua moto ha un contachilometri parziale? Sì. L'hai azzerato a Genova o devi ancora azzerarlo? No, lo azzero ogni pieno di benzina. Ah, scusami, ma ce ne vuole uno? Allora dobbiamo fare una foto al contachilometri totale. Sono quella ufficiale da adesso, da qua. Faccio una foto al contachilometri e poi... Esatto, perché poi dobbiamo vedere quanti saranno i chilometri percorsi, di tappa in tappa, questo sarà bello. Magari se... Facciamo tipo sparco lunare, eh? Eh sì, se Salvatore riuscisse a scendere col computer dove c'è la moto, sarebbe bello adesso inquadrarvi tutti con la moto e inquadrare anche il contachilometri, che ne dici? Ma non credo che ci arriviamo fuori con la connessione. No, mi piacerebbe vedervi tutti e due davanti alla motocicletta. Aspetta, facciamo, prendo il tablet e aspetta. Ok. No, perché Salvatore ha un computer mobile, so che lui si muove normalmente, quindi si può fare. Volendo, se sei d'accordo, lo possiamo fare, però di qua poi andiamo fuori dalla sede, Salvo. Sì, se vai fuori dalla sede è in modo da fare una ripresa di Federico e Marino davanti alla moto. Sì, ce l'ho la connessione. Perfetto, dai. Stiamo preparando. Dai, facciamo questa cosa e poi ci salutiamo, ecco, perché non vorrei rubare troppo tempo. Vabbè che oggi è sabato, però appunto per questo è giusto che Federico si goda un po' la famiglia anche. Le abbiamo già fatte di cause. Un attimo che si accende. Ok. Ci siamo super attrezzati. Non mancano, sono strumenti del caso, non mancano. Manda il link a Marino Paltani su Facebook, Salvo. Ah, gli mando il link a Marino? Va bene. Sì. Allora, invia messaggio. Ripeto, no, ok, Marino, ti ho mandato il link con un messaggio su Facebook. Perfetto, ascolta, questo qua. Bene, state, carissimi amici, state assistendo alla connessione del tablet di Marino alla rete di Salvatore, in modo tale che poi loro possano scendere e così facciamo un ultimo... Gli ultimi due minuti... La connessione col tablet. Così facciamo gli ultimi due minuti di diretta proprio fuori, in prossimità della moto, e poi li lasciamo liberi. Ah, e poi attenzione, guardate che dopo Marino prenderà la moto e si recherà a Vittoria, dove ci sono alcuni cittadini attivisti di Vittoria che lo attendono, probabilmente in Piazza del Popolo, per fare un altro collegamento in diretta da Vittoria. Ecco. No, dopo sì, l'importante è sentire. Allora, messaggio, vediamo un po'. Eccolo qua, è arrivato, perfetto. Io
Stiamo assistendo al collegamento, ecco. Ma non si poteva fare col computer di Salvatore? Allora Salvo, stacco un secondo preciso e mi ricollego, ok? Così partiamo col computer, facciamo il collegamento. Va bene, va bene, credo che sia una buona idea. Credo che sia una buona idea. Allora, cari amici, Ragusa si sta disconnettendo dall'hangout per qualche secondo, perché evidentemente ha il computer collegato forse con la rete LAN, non lo so perché, comunque ha detto che deve staccarsi un attimo e poi si ricollegherà per fare il collegamento da fuori. Bene, intanto, vabbè, io sono ancora collegato. Vedo che... Salvo. Sì. Allora, un secondo preciso e mi ricollego. Così ci prendiamo fra due secondi in moto, va bene? Va bene, va bene, vi aspetto, vi aspetto. Ecco. Due secondi. Vai, vai tranquillo, vai tranquillo. Ecco, vedete queste immagini tremolanti perché Salvatore ha preso il computer e adesso si sta muovendo. Probabilmente adesso cade anche il collegamento, ma poi si ricollega. Allora, leggiamo un po' di commenti. Sì, vedi, i vari attivisti, consiglieri. Ciao. 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 Ciao, ciao, ciao a tutti. Ma siete in tanti. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Ciao. Bene. Allora, aspettiamo che Salvatore Amatu e gli altri attivisti di Ragusa, compreso il sindaco, si colleghino di nuovo con noi da fuori, dove c'è anche la moto di Marino, e poi si parte. Cioè, poi insomma ci salutiamo, ecco, guardiamo un attimo la moto, facciamo qualche altra inquadratura e poi chiudiamo il collegamento per riaprirlo fra una mezz'oretta, tre quarti d'ora, non appena Marino arriverà a Vittoria. Ecco, diciamo che l'idea di fare il collegamento con Vittoria è venuta a me e a Marino per un motivo molto semplice. Vabbè, a parte perché Vittoria è un comune molto importante della provincia di Ragusa, pensate che come numero di abitanti è pari a Ragusa, quindi potrebbe essere capoluogo di provincia anche Vittoria, e poi perché Vittoria è la mia città. E allora, visto che Salvo 5.0 è il canale che, diciamo un po', diciamo così, tiene a battesimo quest'impresa, Marino mi ha voluto fare il regalo di fare una tappa anche a Vittoria, ecco, e quindi ovviamente la cosa mi fa veramente molto piacere. Ecco, vedete che il computer... Ah no, non lo vedete perché non è inquadrato. Allora lo rimandiamo in onda. Eccolo qui. Il computer si sta muovendo. Stanno cercando di spostarsi verso l'uscita. Ecco, quindi aspettiamo ancora un pochino che si muovano verso l'uscita, dove c'è la moto che percorrerà questi 11.000 chilometri circa da Ragusa a Capo Nord e poi ritorno. Oh, mi sa che siamo fuori adesso. Ci vedi, Salvo? Sì, sì, assolutamente. Salvo, ci vedi? Vi vedo anche meglio rispetto a prima. C'è luce qua. No, ma forse anche la connessione internet è migliore, forse. Ecco qui, vedo la moto. Sì, grazie. Poco. Tra un fragile minuto ce ne andiamo. Dobbiamo fare la diciamo in diretta. Sì, è enorme, sì. Questo qua è praticamente questo qua, sì, è da qua e... è benissimo anche la forma. Questi qua sono gli adesivi che abbiamo dedicato forse più o meno indicativamente questo qua, sì, Salvatore, questo puoi inquadrare un po' più in basso la borsa, così si vedono gli adesivi, la brandizza, eccolo lì, vedete l'immagine, perfetto. Bandierina forte che sventola. No, perché poi ci
Bene, e allora tutto, Salvo. Sì, Salvo, a questo punto direi una cosa. Puoi dire a Marino di salutare, ovviamente, e poi prepararsi, proprio mettersi tutto quanto, giubbotto, casco, eccetera, e partire per Vittoria, e poi chiudiamo il collegamento. Che ne dici? Va bene. Marino, okay. Saluti. Ciao Salvo. Ciao Marino. Grazie. Senti, allora, se tu adesso ti prepari con giubbotto, casco e tutto quanto, così Salvatore fa la ripresa mentre tu parti da Ragusa e poi ci salutiamo e ci rivediamo quando sei a Vittoria. Ci vuole un attimino, però. Ciao Salvo. Ehi, ciao, come stai? Che ci ricolleghiamo tra un attimo, perché un po' devo risistemare un po' tutto. Ma quanto ti ci vuole? Quanto ti ci vuole? Lui pensa un quarto d'ora. Un quarto d'ora almeno. Madonna, un quarto d'ora. Se dovessi scappare? Tutta la preparazione. Non ti dico questa mattina per partire. Non è la macchina che sale e vai, Un quarto d'ora. Caspita, come l'ammazziamo sto quarto d'ora di attesa? È un po' lunghetta, Va bene, dai, io faccio magari faccio una rassegna stampa. Vado a leggere qualche giornale per tenere compagnia ai nostri amici, magari di tanto in tanto. Si usano anche le barzellette, Ecco. No, perché poi fra l'altro adesso è bello perché ora che siete fuori il segnale internet è migliore, si vede proprio in full HD. Quindi, se mi dai il tempo li devo salutare di corsa. Vai, vai, salutali e preparati, dai, stiamo in onda. Ci sentiamo tra un attimo, dai. Tra 10 minuti. Va bene. Fare il più va bene, dai. Allora chiudete e rientrate fra 10 minuti, dai, va bene. Ok, ciao Federico, ciao Salvatore e ciao a tutti gli altri. Un abbraccio a tutti quanti. Perché non l'avesse capito. Poi la mendoccia per strada. Ciao Salvatore. Ciao Salvo. A dopo. Aspetto che ti ricolleghi, Ok, va bene, carissimi amici. Allora, come avete visto, come avete sentito anche, il commissario Montalbano non è lontano, potrebbe anche andarci a fare un saluto. Allora, quindi adesso lui si prepara, la preparazione per salire in moto in effetti è molto lunga, richiede molto tempo. Va bene, allora intanto che facciamo? Andiamo a vedere un po' che cosa dicono i giornali, su. Vediamo un po', leggiamo insieme. Per esempio, ecco, una notizia molto interessante che ho letto prima. Vediamo un po'. Oh, c'è una notizia importantissima. Dell'Utri dal carcere dice: o mi danno più libri o sciopero della fame. Vabbè, ma questo mi sembra una cosa corretta però. Lui ha voglia di leggere, è un grande lettore, quindi desidera avere più libri. Dai, concedete questi libri a Dell'Utri, che sta in carcere e deve poter avere la possibilità di leggere. Questa mi sembra una cosa corretta, va benissimo, dai. Poi, Papa Francesco in Calabria, nel paese di Cocò, ma è più violenze sui bambini. Allora, dai, mandiamo in onda il giornale. Questo è il Fatto Quotidiano. Immunità a sindaci e consiglieri regionali, nuovo Senato nell'accordo tra Renzi e B. Sto cercando di ritrovare quella notizia che avevo visto stamattina. Guardate, c'è anche una notizia su Livorno. Livorno, 900 curricula per diventare assessori nella giunta 5 Stelle di Nogarin. Hanno ricevuto 900 curricula. Sarà un bel lavoraccio fare la selezione. Dopo una prima scrematura verranno effettuati i colloqui di valutazione. Sorpreso il sindaco, non mi aspettavo di riceverne così tanti. C'è voglia di mettersi in gioco.
Allora, stavo cercando una notizia che riguarda WikiLeaks. Vediamo se riesco a trovarlo, se no vabbè lo trovo andando nel mio Twitter. Eccolo qua, trovato, eccolo qui. Questo è un articolo molto interessante che vorrei proporvi. Eccolo. WikiLeaks, ecco il trattato segreto per la liberalizzazione selvaggia della finanza. L'organizzazione di Assange pubblica la bozza del trattato TISA, un accordo riservato tra 50 paesi che potrebbe cancellare il potere di intervento dei governi e lasciare mano libera alle corporation, anche su previdenza, evasione e finanza tossica. Di Marco Schiaffino, 20 giugno 2014. Un accordo segreto a livello internazionale che punta a smantellare il ruolo dei governi nella finanza e aprire la strada a politiche ultraliberiste, come se fosse una novità. E questo è il contenuto delle nuove rivelazioni di WikiLeaks, l'organizzazione creata da Julian Assange, già responsabile nel 2010 dei leak riguardante i documenti riservati dell'esercito USA sulle guerre in Iraq e Afghanistan. Il testo parziale e provvisorio dell'accordo è stato pubblicato giovedì sul sito dell'organizzazione di Assange e da alcuni giornali con cui collabora, in Italia l'Espresso. La trattativa per il TISA, sigla che identifica Trade in Services Agreement, cioè accordo di commercio dei servizi, coinvolgerebbe 50 paesi, Australia, Canada, Cile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islanda, Israele, Giappone, Liechtenstein, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Sud Corea, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Unione Europea. Tagliati fuori invece i cosiddetti BRICS, cioè Brasile, Russia, India e Cina. Secondo Jane Kersley, professoressa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Auckland e autrice di un memorandum che WikiLeaks pubblica a corredo della bozza, il TISA sarebbe in grado di determinare le politiche economiche dei maggiori paesi a capitalismo avanzato, evitando qualsiasi discussione in merito nei parlamenti degli stati interessati. Già, perché le trattative a cui fa riferimento la bozza vengono definite riservate e lo stesso trattato è indicato come classificato. Di più, secondo quanto riportato in calce al documento, il TISA dovrebbe rimanere segreto per 5 anni anche dopo il raggiungimento dell'accordo tra i paesi aderenti. E poi parla di altri trattati come il GATT, Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio, e il GATS, Accordo Generale sul Commercio dei Servizi. E aggiungo io, c'è poi il TTIP, il Trattato dei Patti Transatlantici per il Commercio tra America e Stati Uniti, tra America ed Europa. E vabbè, cari amici, insomma, qui si stanno preparando veramente per fregarci alla grande. Beh, d'altronde è da decenni e decenni che si preparano per fregarci alla grande. Ecco, ancora non è operativo il TTIP, di cui si parla poco e che pochissimi conoscono, ed ecco che viene fuori un altro accordo ancora più segreto, ancora più ignobile, ancora più perverso. E vabbè, qua devono decidere i cittadini di tutto il mondo se tenere gli occhi ancora ben chiusi e foderati con delle bellissime fette di prosciutto o di salame, fate voi, oppure se è arrivato il momento finalmente di aprire gli occhi, protestare e far capire a tutti questi criminali che devono cambiare completamente strada politica. Bene, andiamo a vedere se ci sono dei commenti sulla chat. Ci sono 4 nuovi commenti. I governi non esistono, dice il mio. Frank Kestol, qualche giornalista si è accorto che ci sono segreti che nascondono i poteri. Quali governi? Ciao Salviotti. Marino all'antifurto satellitare sulla moto, è ammiratissima. Va bene. Allora rimaniamo in attesa che Marino si ricolleghi da Ragusa per poter riprendere, diciamo, la partenza da Ragusa per recarsi a Vittoria, dove ci sarà poi un altro
un altro collegamento. E a questo punto io come faccio a intrattenervi, carissimi amici? Andiamo a leggere qualche notizia su Facebook, vediamo che cosa succede. Oh, 40 minuti fa Daniele Pace ha condiviso la trasmissione che abbiamo fatto mercoledì scorso con Elia Menta, Giuseppe Turrisi, Marco Bonifacio Di Marzo e Emma Hutt, e anche con Monia Benini. Basta banche, liberiamocene. Ci sono anche dei commenti, leggiamo questi commenti. Ecco, sì, Ornella Russell dice: ho bisogno di un prestito, un garante. E Daniele Pace dice: le unità di misura non si prestano. Luigi De Giacomo: ciò che non ti appartiene non puoi prestarlo, è illecito. Ecco, questi erano i commenti al video che Daniele Pace ha condiviso, che riguarda appunto la trasmissione di mercoledì scorso. Ecco, invece Loretta Cianchi pubblica: tra una partita e l'altra può succedere di tutto. Riforma del Senato, torna l'immunità per i senatori. Come i deputati non potranno essere arrestati né intercettati. Leggiamo altre notizie. Ah, no, questo ve lo devo far vedere perché è troppo divertente. Allora, vi faccio vedere questo video. È veramente divertente questo video. Allora, mettiamo la pausa, fermati lì, torna indietro. Allora, vi faccio vedere questo video qui. Guardate, eh. Ci sono dei rapinatori che escono dalla banca e salgono in macchina. Allora arriva la polizia, si mettono con le macchine lì, non capendo che i rapinatori erano dentro la macchina, entrano in banca e i rapinatori, come se niente fosse, ops, fanno la gincana e vanno via tranquilli. Troppo divertente. Va bene. Va bene, queste sono le cose che girano su Facebook, cari amici. Ok. Vediamo che altre notizie ci sono. Allora, il mio amico Luigi De Giacomo pubblica una stupenda foto con un albero enorme. Scopri che albero sei. Vabbè. E vi ricordo, per chi si fosse collegato adesso, che siamo in attesa di ricollegarci con Ragusa, dove Marino Paltani ha già incontrato il sindaco Federico Piccitto, hanno firmato una bandiera
e quella bandiera verrà portata in giro per tutta l'Europa da Marino in moto, che partirà lunedì da Ragusa e andrà in giro fino ad arrivare a Capo Nord. E ogni tappa che farà ci sarà una firma aggiunta alla bandiera da parte delle persone, del rappresentante, insomma di chi incontrerà durante le varie tappe. Sto cercando altre notizie. Allora, a questo punto sono curioso di leggere questo articolo. Adesso vi faccio vedere, scusate, stavo leggendo una cosa. Praticamente... Leggiamo, c'è un articolo, ve lo faccio vedere. C'è un articolo che è apparso sulla Stampa di Torino, il cui titolo è «Il Movimento 5 Stelle a rischio balcanizzazione. Le preferenze le accetteremmo». Sottotitolo «Malumore fortissimo che complica la mediazione di Di Maio». Firmato da Jacopo Iacoboni. Il Movimento 5 Stelle si presenta nella condizione peggiore della sua breve storia al dialogo col PD di Renzi sulla legge elettorale. Siamo balcanizzati a un passo dal disastro interno, racconta una fonte ottima e non è un dissidente, affatto, è uno del gruppo di guida. Il ragionamento è chiaro, se la scelta di dialogare con Renzi fosse stata messa ai voti in assemblea avrebbe avuto il 90% dei sì. Ma fatta così, calata dall'alto, è sembrato un altro diktat e c'è moltissimo malumore, che stavolta può essere dirompente. Si tratta, dice questa fonte, ripetiamo, assolutamente primaria nella dinamica del Movimento 5 Stelle, di una mossa esclusivamente mediatica, e Renzi lo sa bene, una mossa che oltretutto ha fatto molto male a quelli che dovranno andare a trattare, e cioè i Di Maio e i Toninelli, persone inclini al ragionamento più che all'integralismo. Ha fatto male perché li ha messi in una posizione difficile verso i loro stessi parlamentari, che ora sono arrabbiati con Grillo e Casaleggio per il metodo, e dire che a questo punto erano quasi tutti favorevoli a parlare con Renzi. Bisogna allora proseguire per gradi, ponendosi alcune domande e girandole innanzitutto a Luigi Di Maio e poi alla nostra fonte. La prima è praticamente scontato che Renzi non rinunci al proprio turno, perché dovrebbe, al doppio turno, perché dovrebbe... E lui, in condizione di forza, come è evidente, in questo caso il Movimento 5 Stelle saprebbe mediare una trattativa parziale, se per esempio si aprisse un qualche spiraglio sulla possibilità di introdurre non tutta la sua bozza di legge, ma un pezzetto. Le preferenze? Di Maio non dice di no, e questo è assai importante per capire l'aria, ma non dice neanche di sì. Su questa cosa non voglio rilasciare dichiarazioni. È chiaro che non vuole dare l'idea di scavalcare l'Assemblea. Alla domanda... Madonna, ma quanto è... Ah no, è quasi finito. Alla domanda può aiutarci a rispondere la nostra fonte. Se ci fosse un varco per le preferenze, il Movimento 5 Stelle lo accetterebbe o ricadrebbe nell'integralismo di altre scelte recenti? Se portassimo a casa anche solo le preferenze, sarebbe una grande vittoria da poter vantare mediaticamente. Detto altrimenti, la mossa del dialogo con Renzi è strumentale, ma l'esito dipenderà molto dalla decisione del Premier. Renzi sceglierà, diciamo così, di usare il Movimento 5 Stelle come una pistola puntata verso gli altri interlocutori per migliorare la legge? Si tratterebbe di un modo di vincere, ma non di stravincere.
Questa scelta rimanderebbe infatti la dinamica di implosione del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, anzi, forse lo riguadagnerebbe a un rapporto più maturo con le altre forze. Forse. L'opzione di chiudere tutte le porte otterrebbe invece il risultato di accelerare quell'implosione e quella balcanizzazione che vi stiamo raccontando. Cosa conviene di più al Premier e alla dinamica democratica di questa legislatura? E infine, ultimo capoverso, c'è poi un passaggio sottovalutato nella lettera di Renzi al Movimento 5 Stelle, ma può essere dirompente. Quando Renzi dice abbiamo sul tavolo innanzitutto la questione immigrazione e conto sull'aiuto di tutte le forze politiche di buona volontà per respingere la montante propaganda xenofoba non solo italiana, attenzione, sull'immigrazione il Movimento 5 Stelle non è spaccato, è spaccatissimo. È un movimento che nasce a sinistra, come i parlamentari, ma sta virando a destra, vedi Farage. Se Renzi getta un assist vero su questo, la guerra dei Balcani esploderà. Vabbè, possiamo dire quindi che questo articolo di Jacopo Iacoboni si basa su una testimonianza da parte di una fonte che lui dice certissima e autorevole, ma che non viene dichiarata, e poi, diciamo, su una risposta secca da parte di Di Maio, che dice su questa cosa non voglio rilasciare dichiarazioni. E allora andiamo a vedere qual è questa cosa, perché Luigi Di Maio pubblica un'immagine che è la copia di un sms che lui ha ricevuto da Jacopo Iacoboni e al quale lui ha risposto. Jacopo Iacoboni diceva: volevo sostanzialmente chiederti una cosa sola. Secondo te, all'incontro col PD sulla legge elettorale, se loro si aprissero sulle preferenze che voi chiedete, ma restando sul doppio turno, sarebbe possibile per voi una mediazione su questo? Perché secondo me, scrive Iacoboni, questa è una trattativa possibile, mentre è poco realistico che Renzi abbandoni l'impianto del doppio turno. Mi fai sapere cosa pensi? La risposta telegrafica di Di Maio: mi dispiace, ma su questo non rilascio dichiarazioni. Buon lavoro, ti abbraccio. E poi, dopo aver letto l'articolo di Iacoboni, che è quello che io vi ho letto poco fa, Di Maio dichiara: quando vi diciamo che tanti giornalisti in Italia hanno totalmente perso la loro credibilità, non lo diciamo a caso. Ieri, via SMS, ho risposto con molta cortesia ad un giornalista della Stampa che mi rivolgeva alcune domande. Guardate che articolo, il titolo soprattutto, ha messo in piedi, servendosi di una mia risposta ad un SMS privato e di una cosiddetta fonte anonima, che invito a questo punto a rivelare. Per me Iacoboni non esiste più, soprattutto negli SMS. E ovviamente smentisco questo articolo costruito sul nulla. Vabbè, allora, io vi ho mostrato l'articolo e vi ho mostrato anche quello che ha scritto Luigi Di Maio. Allora, torniamo in studio. Eccoci qua. Allora, volete sapere qual è la mia opinione sull'accaduto? Beh, intanto devo dire una cosa. Il titolo e ma anche un po' il contenuto dell'articolo tende ad estremizzare, diciamo, alcuni concetti. Purtroppo i titolisti di tutti i giornali, ma quando dico tutti, anche il Fatto Quotidiano, anzi, per la mia esperienza personale, soprattutto il Fatto Quotidiano, i titolisti sono veramente delle persone che molto, anzi direi troppo spesso sbagliano, perché sono sempre alla continua ricerca, diciamo, dello scoop, perché hanno l'ingrato compito di attirare l'attenzione del lettore e in qualche modo provare a obbligarlo a leggere l'articolo. Invece poi qual è il risultato finale? Che molto spesso, siccome l'italiano, il lettore, è diciamo molto pigro, si limita a leggere solo il titolo e non legge tutto il resto. E quindi anche quando poi l'articolo magari dà delle spiegazioni, perché per esempio Iacoboni ha detto correttamente che quello che diceva Di Maio era semplicemente non voglio fare dichiarazioni, riportando un SMS per quanto privato, vabbè, però alla fine ha riportato la frase che dice non voglio fare dichiarazioni, ecco. Però diciamo che poi tutto l'articolo è costruito su questo SMS, sul significato che secondo Iacoboni ha
la mancata risposta di Di Maio, ma soprattutto, diciamo, il resto dell'articolo, la parte più polposa, è fondata sulle dichiarazioni di questa fonte, di cui però non si dice nulla. E a questo punto, certo, onestamente, sarebbe carino sapere qual è questa fonte, anche se di solito i giornalisti, insomma, quando non è un'intervista, ma quando è una fonte che vuole rimanere anonima, diciamo, hanno una sorta di, come si può dire, di segreto professionale, un po' come il prete in confessione, che ovviamente non divulga le fonti. E vabbè, comunque, niente, vi ho dato notizia, ecco, traete voi le vostre conclusioni, vi ho dato notizia di questo articolo della Stampa, firmato da Jacopo Iacoboni, e della reazione di Luigi Di Maio, diciamo che si è sentito offeso per il fatto che è stato costruito un articolo su un SMS in cui lui dava una risposta gentile ma telegrafica in senso negativo, cioè non voglio fare dichiarazioni. Vabbè, l'articolo si fonda comunque anche su altre dichiarazioni della famosa fonte segreta. Comunque, io non voglio aggiungere nessun commento, vi sto solo riportando un fatto. Allora, io però a questo punto, ragazzi, non è che posso qui intrattenervi per 2 ore. Adesso provo a chiamare Salvatore Amato per capire a che punto va la preparazione di Marino, perché al limite la chiediamo qui. Vi chiedo scusa un attimo. Ehi, Salvatore, se vi collegate nel giro di qualche minuto io rimango ancora in diretta, altrimenti chiudiamo. Vabbè, ma io sto, come si dice dalle nostre parti, sto allungando il sugo, traduco in italiano per chi ci segue. Però adesso collegatevi, per favore. Ancora 3 minuti. Va bene, vediamo che cosa mi invento. Adesso faccio un gioco di... Va bene. Grazie, ciao. Ok, carissimi amici, il nostro amico Marino Paltani si collegherà da Ragusa fra, a questo punto, 2 minuti. Vediamo se sono puntuali. Sono le 17:26. Vediamo se alle 17:28, massimo 17:29, arrivano puntuali o se invece saranno in ritardo. Allora, andiamo a leggere, vediamo, ci sono 4 tweet, vediamo che cosa succede in questi 4 tweet. Allora. Va bene, c'è il mio amico Fabio Castellucci che scrive che l'Eurozona è una trappola, e io sono d'accordo, e lui scrive: allora il tuo nemico è Casaleggio. Caro Fabio Castellucci, io non ho nemici, posso avere persone che la pensano diversamente da me. I miei nemici sono le banche. Ma comunque le voglio affrontare in modo assolutamente non astioso, ma rivendicando i miei diritti, rispettando le leggi nazionali e internazionali. Quindi io non ho nemici. Poi aspetta, ce n'è un altro. Allora, Fabio Castellucci scrive: Salvo Mandarà è un galantuomo, ma ha un blocco psicologico, la sigla MMT. Caro Fabio Castellucci, non è che io ho un blocco psicologico. Allora, diciamo che io, quando affronto un argomento che non conosco, rimango sulle mie e cerco di parlare il meno possibile. E così ho fatto per tanti mesi, perché tutti gli esponenti, cioè tutti, diciamo, quegli esponenti MMT con cui io mi ero interfacciato, mi dicevano: Salvo, studia, approfondisci, eccetera. Questi erano quelli più gentili. Quelli un pochino meno gentili mi dicevano: non hai capito un cazzo, vai a studiare la MMT. E sono la stragrande maggioranza questi che ti dicono così: non hai capito niente, vai a studiare. O hanno rispettato, sono le 17:28 e mi sa che Ragusa si è collegata. Comunque, per concludere, non ho nessun blocco psicologico, semplicemente poi ho studiato e mi sono reso conto che nella MMT ci sono tante, troppe contraddizioni, tante cose che non mi tornano, e quindi la MMT per me, opinione personale, è una grandissima puttanata,
caro Fabio Castellucci, quindi nessun blocco psicologico. Certo, ho un blocco psicologico verso le puttanate, quelle che io ritengo in modo assolutamente unilaterale e personale tali, non sto dicendo in assoluto, la mia opinione personale è quella. Allora, vedo che siamo di nuovo collegati con Ragusa, eccoci qua, vedete che bellissimo cielo azzurro che c'è a Ragusa. Allora, vedo Marino che è già pronto con il suo giubbotto e il casco. E allora Marino, sei pronto? Faccio la consegna ufficiale a Salvatore Amato di questo stemmino del Movimento di Varese, glielo regalo per lo sbattimento che si è fatto fino adesso a organizzare tutto. Eccolo. Bene, bene, molto bene. Io ti ringrazio Marino. Allora a questo punto vorrei assistere proprio. Ci vediamo dopo da. Sì. Io ti chiamo fra un quarto d'ora, così, o magari sì, un quarto d'ora, 20 minuti, e nel frattempo avviso gli amici di Vittoria, magari. Un quarto d'ora abbondante? Sì, fai così, quando tu arrivi a Vittoria. In contatto anch'io. Sì, va bene, fai così, Marino, quando tu arrivi a Vittoria, sì? Subito dopo il passaggio a livello. Lo troverai, c'è un passaggio lello con la ferrovia, c'è una grande fontana che è la Fontana della Pace, ok? Fermati lì e io dico a Enzo e agli altri di venirti a trovare alla Fontana della Pace. Ok, faccio così, poi contatto io Enzo comunque. Sì, certo, e così magari poi potreste fare, sì. Visto che loro hanno il router, potrebbero fare loro delle riprese dalla Fontana della Pace fino a Piazza del Popolo. Che ne pensi? Vediamo, se è fattibile, volentieri. Io gli posso lasciare il tablet in macchina e si fanno loro le riprese. Lo facciamo su Skype però, il collegamento. Ah, tu preferisci usare Skype? Perché mi sa che con Google Plus non ce la facciamo da qua. Ok, va bene, se no chiedo se loro hanno un telefono multimediale, magari ci colleghiamo col loro telefono, d'accordo? Vabbè, vediamo, dai, quando tanto mettiti d'accordo. A dopo. Due secondi che poi... Ci vediamo da Vittoria. Ciao, a dopo. Carissimi amici, vi facciamo assistere in diretta alla partenza di Marino Paltani da Ragusa. Verso Vittoria e poi vabbè, e poi sarà bello vedere proprio la partenza da Ragusa verso il nord, verso Catania, Messina e poi ecco, sentite il rumore della BMW di Marino messa in moto. Salve Marino. Sta indossando i guanti. Intanto andiamo a vedere se ci sono dei commenti. 10 nuovi commenti. Tutto inventato, sono i partiti finiti, esiste solo il PD tenuto in vita dalle TV, dice Frank Castle. Fragole mature, strano che Jacopo faccia questi articoli, è sempre stato coerente, ma questa volta... Frank Castle, è il Movimento 5 Stelle che fa parlare delle sue proposte, tanto il PD non la voterà mai. Giorgietta, fermati, gli stai dando solo importanza. È un articolo smentito da Di Maio. Ma non è che si può smentire un articolo, ragazzi. L'articolo è lì stampato. Casomai si può smentire il contenuto. Ecco, intanto Marino è partito, eh. Eccolo lì. È andato, va bene, carissimo Salvatore, ti ringrazio molto, e a questo punto ci sentiamo prossimamente, e niente, salutami ancora Federico e tutti gli altri ragazzi che c'erano lì in sede e ci aggiorniamo,
e ci vedremo dall'8 luglio in poi. Io sarò in Sicilia, avremo modo di vederci, d'accordo? Ok, grazie tanto, Salvo. Grazie a ci te. Ci rivediamo. Grazie a te, è stato un piacere. Ciao. Stammi bene, ciao. Ciao. Molto bene, carissimi amici. Allora, leggo i vostri commenti e poi chiudo questa diretta. Non dare credito a Iacoboni, Di Maio ha chiarito tutto in un post poco fa. E infatti l'ho letto il post, ragazzi. Calmi, eh? Salvo, vai sulla pagina di Luigi Di Maio, ha già spiegato tutto riguardo quell'articolo. E infatti l'ho letto. Fai firmare anche i genitori di Salvo. Maurizio, questo mi piace. Io lo proporremo a Maurizio, Maurizio sei tu. Proporremo a Marino di, perché no, magari di far firmare anche i miei genitori la bandiera, perché no. Va bene. Allora ragazzi, io ho solo letto un articolo, non è che gli articoli non si possono smentire. Si può smentire una parte di un articolo, il contenuto di un articolo, ma non è che si può smentire un articolo. L'articolo è una cosa che un giornalista si prende la responsabilità di firmare e di stampare. Fra l'altro, ripeto, non è che lui ha sovvertito quello che ha detto Di Maio. Lui ha riportato, messo fra virgolette, il fatto che Di Maio dice su questa cosa preferisco non rispondere. Quindi non ha lui mentito o detto delle cose false. Poi su questa mancata risposta ha dato una sua opinione personale. Quindi potete contestare l'interpretazione di Jacopo Iacoboni, questo siete liberissimi di farlo. Potete farlo, ma non potete dire che ha scritto delle cose false. Lui ha riportato dei fatti e delle opinioni. I fatti sono le dichiarazioni di questa fonte segreta e poi ha riportato la dichiarazione molto stringata di Luigi Di Maio e poi l'interpretazione del giornalista. Quindi voi potete essere d'accordo solo con l'interpretazione del giornalista, ma non potete non essere d'accordo con le cose che riporta, a meno che non vogliate dire che la fonte che lui cita come fonte segreta non sia falsa. Va bene, allora prendetevi la responsabilità di dire questo, di fare questa dichiarazione. Io onestamente non me la prendo questa responsabilità, perché ritengo che Jacopo Iacoboni sia un giornalista serio e quindi se lui dice di avere una fonte che ha fatto quelle dichiarazioni, io do per scontato che quelle dichiarazioni sono state effettivamente fatte. Punto e basta. Ripeto, il lettore dell'articolo può essere d'accordo o meno con l'interpretazione di Iacoboni, cioè quella che lui fa a partire dalla risposta gentile ma negativa di Luigi Di Maio. Io la vedo così, ovviamente opinione personale, come tutte le opinioni opinabile, e quindi potete essere d'accordo, non d'accordo, in toto o in parte. Va bene, allora carissimi amici, io a questo punto chiudo qui questa diretta, vi faccio vedere la sigla che aprirà e chiuderà tutte le dirette che faremo con Marino Paltani. Permettetemi di salutare e ringraziare il nostro partner sponsor Sitmar Satellite Communications, www.sitmar.it. È proprio grazie a Sitmar che Salvo 5.0.tv ha la possibilità di trasmettere in diretta con una risoluzione molto elevata, usciamo a 480p e in modo anche abbastanza fluido. Tutto questo succede grazie al fatto che abbiamo una connessione a banda larga pur non avendo la fibra ottica, ma abbiamo una connessione satellitare offerta da Sitmar. Sitmar, www.sitmar.it per avere maggiori informazioni. Chi chiama o telefona o scrive dicendo mi manda Salvo avrà diritto a uno sconto di 100 euro più IVA sull'acquisto del kit satellitare. E allora, per il momento è tutto, mando la sigla di questi collegamenti con Marino Paltani. Avete assistito al primo incontro ufficiale di Marino Paltani con un ospite, diciamo che in questo caso era Federico Piccitto, sindaco di Ragusa, che è formalmente la prima tappa di questa grande impresa motociclistica che porterà Marino Paltani da Ragusa a Capo Nord. Prossimo collegamento fra tre quarti d'ora circa, un'ora al massimo, con Vittoria, e poi da lunedì parteranno le vere tappe da Ragusa
Catania, Messina, Roma, eccetera, eccetera, fino a Capo Nord. Allora, per il momento è tutto, via con la sigla, grazie a tutti voi per essere stati, collegati con noi e ci vediamo molto presto, diciamo fra tre quarti d'ora in collegamento da Vittoria. Mi raccomando, qui su salvo5.0.tv. Per il momento è tutto, a più tardi.